Ciao anime belle e benvenuti in questo nuovo video Piante e Chiacchiere, terzo video di questa serie. Vi stanno piacendo molto, io mi sto divertendo un sacco a girarli, quindi awesome! Oggi devo travasare alcune piantine che ho preso ieri. Un paio sono piante da interni, le altre sono basilico e una piantina da esterni. E quindi iniziamo subito. La prima che voglio travasare è questa Peperomia Watermelon, questa qui che vedete in prima fila. Questa pianta qui l'ho cercata per tantissimo tempo, veramente, e mi piace moltissimo. Io sono una grande amante delle Peperomia e non l'avevo mai trovata ieri. Oh, ok, è caduta una foglia, la utilizzerò per propagarla. Certo, vediamo se riesco a recuperarti, fogliolina. E nel frattempo sentirete rumori di sottofondo perché come al solito sono fuori, quindi non posso controllare questa cosa. Ok, tu non mi cadere, io ho la terra. Ok, wow, sono su un tavolo che dovrebbe essere, cioè una sorta di tavolo che dovrebbe essere fatto apposta per travasare le piante, perché raccoglie tutto il terriccio che cade, diciamo. Comunque sì, appunto, questa Peperomia l'ho cercata per parecchio tempo, sinceramente non mi aspettavo di trovarla. E invece ieri sono andata da Drago, che è un vivaio qui vicino a Schio, e Giardineria Drago si chiama, se magari qualcuno di voi è della zona, e ce l'avevano appena ristoccata, secondo me, perché non ce n'erano tantissime. E quindi io ovviamente ho fatto un urletto di gioia quando l'ho vista e l'ho dovuta prendere. Comunque oggi, finché io pianto le piantine, volevo condividere con voi una riflessione sul pollice verde, perché molti di voi mi scrivete che io non ho il pollice verde, sono un disastro con le piante, eccetera. Io non credo esista il pollice verde, nel senso, credo che dipenda tutto da come una persona si pone verso le piante e da quello che dice, nel senso che se io dico piantine, non ascoltatemi, io non sono brava con le piante, le faccio morire tutte, acquisto una pianta e dico vabbè, ma questa la farò morire sicuramente, le vibrazioni che io mando alla pianta sono vibrazioni di paura, vibrazioni di morte, vibrazioni non positive, insomma, sono vibrazioni negative, e questo fa sì che la pianta le percepisca e percepisca il mio modo di pormi alla pianta, e io in particolare il mio modo di pormi sarà tipo oh mio Dio, la farò morire di sicuro, no? E quindi non sarà un modo positivo, e quindi è molto più probabile che effettivamente la pianta muoia così. Mentre se io mi pongo in modo positivo alla pianta e dico oh, io ce la posso fare, io sono molto brava con le piante, proprio il pollice verde, questa pianta mi vivrà tantissimo, starà proprio bene con me. Le vibrazioni che io invio alla pianta sono vibrazioni positive, e questo la pianta lo percepisce, si sente amata e accolta, e io mi porrò nei confronti della pianta con amore e gioia e non con paura, ecco. E questo cambia tutto, nel senso che non è che io sia nata con il pollice verde o sia sempre stata brava con le piante, anzi, qualche anno fa ho deciso che volevo iniziare ad avere qualche piantina e ho deciso che sarei stata brava con le piante. Questo non significa che a me tutte le piante vivano, anzi, spesso mi muoiono delle piante, però comunque la maggior parte delle mie piante stanno bene con me perché io sono convinta di poterle curare al meglio. E questo mio approccio mi porta anche a informarmi, a cercare di capirne di più della pianta che sto curando, sì, a fare più attenzione, a essere molto più recettiva nei suoi confronti. Quindi questa è la cosa che un pochino volevo condividere con voi. Quindi io vi invito a smettere di dire che non siete bravi, che non siete brave, che non siete capaci, che vi morirà sicuramente, perché se lo dite succede, cioè le parole sono molto importanti, quello che diciamo è quello in cui crediamo, è quello che sono le vibrazioni che inviamo al nostro corpo e a tutto ciò che ci sta intorno, quindi è molto importante quello che diciamo, bisogna farci molta attenzione, sia con le piante che nella vita in generale. Poi magari farò un video su questo tema del parlare, delle parole, delle affermazioni, però sì, voglio invitarvi veramente, se vi va di iniziare a prendervi cura delle piante, voglio invitarvi a porvi in modo positivo e propositivo nei loro confronti, perché loro lo percepiscono e anche voi cambierete il vostro modo di approcciarvi a loro nel momento in cui crederete di potervene prendere cura. Quindi ok, piccola Peperomia Watermelon travasata nella sua nuova dimora, è davvero una piantina meravigliosa, guardate che bella. Sembra, si chiama Watermelon perché tutte le sue foglie sembrano dei piccoli cocomeri. Poi vediamo. La prossima piantina che devo travasare è una centella asiatica, ed è una pianta molto bella. Tra l'altro
Questa pianta qui io l'ho vista anche su Flob, aiuto, su Flob Flowers, sul sito con cui ho collaborato recentemente, quindi se per caso la state cercando e non sapete dove trovarla, la potete trovare lì e potete anche usare il codice sconto NAKIFLOB per avere il 10% di sconto. Comunque questa pianta, la centella asiatica, è una pianta medicinale, viene molto usata in omeopatia e ricorda un pochino la pilea peperomioides. In realtà le foglie sono molto più sottili della pilea, uccellini che cantano, e hanno questa forma quasi a fiorellino. È davvero molto molto bella, anche questa l'ho trovata alla giardineria Drago ieri, e appunto io non ho studiato omeopatia quindi non so bene in cosa venga usata, però nel frattempo passa pure l'elicottero, certamente, normale, e, però appunto c'è scritto anche sulla pianta e comunque l'avevo già sentita nominare, quindi so che viene molto molto utilizzata e anche lei entra a far parte della mia famiglia verde, yay! Comunque sì, ritornando al discorso di prima, occhio a quello che dite, che le piante vi sentono e voi stessi vi sentite, quindi fate attenzione a non buttatevi giù, non sottovalutatevi, perché anche se non ne sapete nulla delle piante, cioè nessuno parte, mia nonna diceva nessuno nasce imparato, quindi nessuno nasce che già sa le cose, no? Caspita, tu sei un po' delicata, aspetta che vediamo come tirarti fuori da qui senza farti male. Quindi, cioè, da qualche parte si deve pure iniziare, quindi non partite scoraggiati, partite propositivi e poi vedrete che le piantine vi verranno incontro e vi supporteranno in questa nuova avventura. Allora, vediamo che non voglio farti male, però ti devo tirare fuori da qui, come facciamo? Taratta, ok, facciamo così. Facciamo, quando una pianta è molto delicata, wow, caspita che belle radici, quando una pianta è molto delicata e non riesco a tirarla fuori dal vaso, la metto a testa in giù. In questo modo riesco a tirarla fuori senza farle male e senza tirare sul vaso, tirare sui fusti, eccetera, perché soprattutto quando è una pianta così cresciuta dentro il suo vaso e quindi vediamo. Ti metto il terriccio, sei molto molto bella piantina, veramente molto bella. Che lei è stata travasata, tra l'altro ho qui al collo il mio Plants Play, il dispositivo per ascoltare la musica delle piante, e poi quando finisco di fare tutti questi trapianti voglio assolutamente ascoltare la musica di questa piantina, di questa centella, che ora non so dove mettere. Facciamo che ti metto qui. Ok, ora devo travasare tre piantine di basilico da tenere fuori. Ho scelto un vaso abbastanza grande così c'è spazio perché crescano e poi magari aggiungerò anche qualche altra piantina. Due basilichini nuovi e uno che invece è stato in cucina per un po' di tempo ed è un po' distrutto, ma lo trapianto lo stesso che magari qui cresce. Basilico travasato, sono praticamente immersa in una foresta verde. Ora questo qui lo metto per terra per fare l'ultimo travaso di oggi e ho preso questa piantina super carina che in realtà non ricordo quale sia il suo nome, è davvero bella, è una piantina tipo penzolante da esterni che voglio mettere all'entrata di questa casa. Opla. Ok, ho scelto un vaso abbastanza grandino, però spero che cresca in fretta perché è l'unico vaso che ho da appendere già pronto, diciamo, e lo voglio riciclare. Completato i travasi di oggi, ora voglio troppo ascoltare la musica della mia centella e lo faccio grazie a Plants Play, che è un dispositivo che appunto trasforma in musica le differenze di potenziale tra le varie parti della pianta. Vi lascio il link sia nelle schede che nell'info box al video in cui ve lo presento meglio. In realtà penso che ora registrerò anche la musica di questa centella in modo da metterla come sottofondo di questo video e quindi tutto il sottofondo musicale che avete sentito fino ad ora è la musica di questa centella. Allora vediamo, scelgo due foglioline a cui applicare gli elettrodi, tipo tu. Ok, aspetta perché pesano abbastanza questi elettrodi. In realtà ci sarebbero anche gli elettrodi per le piante più sottili, però in realtà direi che possiamo usare tranquillamente le foglie più basse. Ok, vediamo qui. Caspita. Che super!
quando tocco le foglie varia moltissimo la musica perché la pianta lo percepisce, quindi vediamo, proviamo a cambiare lo strumento. Possiamo provare a mettere il flauto di Pan, vediamo com'è. Qui molto alto. Che bello! Bene, ora io registro un pochino la musica di questa pianta bellissima. Cioè, ci credete? È lei che fa questa musica, è pazzesco! È un po' come se stessimo parlando, yay! Bene, io vi saluto, vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Spero tanto che vi sia piaciuto, che il mio discorso sul pollice verde vi ispiri a prendervi cura delle piante. Abbasso un pochino il volume perché, amica, c'è un certo suono, una certa musica. E appunto spero che abbiate voglia di prendervi cura anche voi delle piante. Fa tanto bene, proprio rilascia tante energie positive. Quindi vi invito, se vi incuriosisce il mondo, a prendervi cura anche voi di una piantina, di più piantine, insomma. Se vi piace come mondo, vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, se avete deciso di iscrivervi al mio canale e per supportarmi sempre. Io vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo presto. Ciao!